Buongiorno, ben ritrovati. Sabato 20 giugno, nuovo appuntamento con TRG Mattino. Subito vediamo allora le prime pagine dei quotidiani regionali nel nostro appuntamento con la rassegna stampa. Corriere dell'Umbria in primo piano. Terni e l'azienda AST, leader con testa e cuore in Italia. Il virgolettato è dei fratelli Marcegaglia, Antonio ed Emma, figli di Steno, che ha fondato a Punta Mantova la nota azienda Marcegaglia, spiazza gli altri pretendenti e presenta il piano industriale per rilanciare le acciaierie di Terni. La fotonotizia riguarda l'alcol ai minori, chiuso il caffè Vannucci in centro a Perugia. Ancora la questione aeroporto, ancora fermo. ENAC in corso valutazione dopo il volo per Tirana cancellato giovedì, ora sono a rischio anche i due previsti per domani. Intanto i sindacati diffidano SASE. Da Foligno, movida molesta, vandali scatenati. In Umbria riaprono le piscine in sicurezza e ieri abbiamo fatto il servizio su quella di Gubbio che riapre oggi. Ancora a Perugia, ordinanza antiprostitute, multati 4 clienti. E poi anche un altro servizio visto ieri da Gualdo Tadino, segregata e violentata, l'arrestato nega ma il GIP lo lascia in carcere. E poi la questione Monteluce, le parole da parte del presidente del consorzio del quartiere Riccioni, serve soluzione ponte per Monteluce, ha dichiarato. Nel taglio invece, scusate un momento di impasse, nel taglio in basso le notizie di carattere sportivo con il Perugia, allarme Falcinelli, si infortuna, il Grifio rischia di perderlo, Perugia che sarà in campo domani sera ad Ascoli nel ritorno del campionato di Serie B. Ternana, test oggi alle 18.30 con la Lazio, le parole di mister Gallo, utile per la Coppa che si giocherà poi sabato 27 con la Juventus Under 23. A Todi partono gli assoluti di tennis, Sonego e Paolini favoriti. Ancora, finalmente c'è la Serie A, bagarre per lo scudetto. Riparte dunque il calcio nel paese. La Nazione regionale, pugno di ferro anti-alcol, recita la fotonotizia centrale, chiuso fino al 19 luglio il bar degli Sciottini in centro. Appena sopra la fotonotizia, clandestini minorenni nel container. Todi, l'autista del camion, sente delle voci, chiama i carabinieri che trovano 5 ragazzini nascosti. Ancora da Terni, appena sotto la testata, vedete... si torna su AST, Marcegaglia ha messo su carta il nostro interesse, mentre a Bevagna la curiosità svolta Gaite, una donna diventa console per quanto riguarda la manifestazione. Poi ancora il viaggio della Nazione nel deserto urbano di Monteluce, la protesta degli specializzandi, garantire a tutti la formazione post laurea, dichiarano i medici, e poi i nuovi medici, e poi sempre a Perugia, jazz in piazza dal 7 al 10 agosto, 250 posti con concerti a pagamento. Crisi e solidarietà, la cassa tarda, cassa integrazione si parla ovviamente, falegname anticipa i soldi al proprio operaio. E poi la violenza di Gualdo Tadino, riportata anche dalla Nazione, prima stuprata, poi fotografata, il racconto shock, attirata in Italia con il miraggio di un lavoro, lunghi giorni nelle mani del suo aguzzino. Passiamo al Messaggero, anche qui con le notizie di carattere regionale. In primo piano il turismo, ripartenza da weekend. Federalberghi prepara insieme alla regione un pacchetto settimanale, vino, cibo e cultura. Solo la metà delle strutture ha riaperto, ma un accenno di ripartenza ora si vede. La fotonotizia riguarda le parole proprio dei fratelli Marcegaglia, voglio l'Asti, il gruppo italiano interessato alle acciaierie ternane dunque. E poi alcol prima dello stupro, chiuso bar del centro a Perugia, sempre a Perugia incidenti, sempre ai soliti incroci, recita sempre il Messaggero. Ancora scuola, distanziamento, tutti appesi al centimetro in vista delle linee guida che ci saranno da qui ai prossimi mesi. E poi strage del Broletto, medico condannato per il porto d'armi, sentenza ribaltata un'altra volta, parliamo della vicenda ormai datata 6 marzo 2013, quando proprio Andrea Zampi uccise due impiegate della regione, Daniela Crispolti e Margherita Peccati. È stato condannato il medico di base che gli ha proprio dato il porto d'armi. E poi Consorzio Monteluce, 11 giorni per cercare di evitare il fallimento, recita sempre il Messaggero. Nel taglio in alto le notizie di carattere sportivo, partendo
dal Perugia, ansia per Falcinelli, rischia il forfè l'attaccante per il ritorno in campo. Fere Lazio, parla il doppio ex D'Amico qui in foto, l'ex giocatore sia di Lazio che di Ternana, ottimo test. E poi Serie D, Foligno, 5 mosse per un progetto tutto nuovo, in foto il presidente Bianco Azzurro Foti. Questo per quanto riguarda dunque le notizie sui quotidiani regionali, in primo piano sulle testate. Facciamo allora il solito nostro giro tra i portali online, partendo dal nostro sito www.trgmedia.it. In primo piano da Perugia, rinnovati in prefettura i protocolli di legalità con i comuni di Umbertide, San Giustino, Gubbio, Gualdotadino, Citerna, Pietralunga, Montone e Città di Castello. Poi tutte le altre notizie scorrendo la nostra home, vedete anche quella che riguarda l'aborto farmacologico, poi ne parleremo con un ampio servizio tratto proprio ieri dalla nostra emittente, e il nostro archivio video sempre aggiornato per quanto riguarda www.trgmedia.it. Vediamo anche gli altri siti internet regionali, tuttoggi.info ad esempio, che parte proprio con questa notizia che arriva da Todi, ma la strada era l'E45 all'altezza di Pantalla, profughi nascosti in un container lungo la superstrada salvati dai carabinieri. E poi a Gualdo, si è arrivata in casa e picchiata per giorni, Aguzzino tradito da posto sui social, è stato arrestato. Questo è in primo piano su tuttoggi.info. invece continuiamo allora con Umbria 24, che invece in primo piano mette la questione della situazione un po' delle acciaierie ternane. Abbiamo visto l'interessamento molto forte da parte di Marcegaglia, del gruppo Marcegaglia guidato dai fratelli Emma ed Antonio. Eccola qua la notizia: vendita AST Marcegaglia Terni, pronti a subentrare a ThyssenKrupp, hanno dichiarato proprio. Poi anche qui su Umbria 24, 5 minorenni afghani nascosti in un camion sull'E45, abbiamo pagato 2.500 euro a testa, recita per l'appunto il portale Umbria 24 su questa notizia. Scorriamo ancora andando nell'area ternana, Umbria On per l'esattezza, Covid qui invece in primo piano, e la notizia che l'Umbria è tornata con l'indice RT, le famose pagelle dell'Istituto della Sanità, a zero dopo l'ultima settimana che ha visto comunque due contagi. L'RT si basa su le statistiche relative al Covid dopo le misure cautelative ministeriali, e l'indice ora è a zero. Anche qui Marcegaglia, fan di Terni, valorizzeremo Asti, paletti di istituzioni e sindacati proprio sulla questione. San Gemini, marchio irrepelibile, condividere il piano. E poi violento una donna e mette le foto su Facebook, è stato arrestato. La vicenda, come ben sappiamo, è capitata a Gualdotadino. Chiudiamo allora con invece anche a TV Report, e dunque andando nell'Alto Tevere, qui in primo piano invece per quanto riguarda il portale online Alto Tiberino, ultimo giorno di scuola per i bambini del servizio educativo del comune, con tanto di foto, le parole anche del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, altri due guariti, rimangono solo due positivi in città. Parte a Umbertide invece il cinema in piattaforma su Il Sipario il 28 di giugno, e a Umbertide sempre nuovi asfalti nella parte alta di via Roma per quanto riguarda la questione della viabilità. Queste le notizie sui portali online regionali che abbiamo appena visto. Allora partiamo con le notizie di carattere nazionale, purtroppo con un fatto di cronaca successo nella serata di ieri, che vede uno dei sportivi, ma direi degli uomini più amati a livello italiano, in grave pericolo di vita. Parliamo di Alex Zanardi, che è atleta paralimpico dopo essere stato per tanti anni pilota di Formula 1, schianto in handbike contro un camion. Alex Zanardi è grave, il campione paralimpico travolto durante un evento in Toscana, operato alla testa a Siena. La strada era aperta al traffico, forse una buca, fatto di viare l'azzurro, indaga la procura proprio sul caso. Qui proprio in foto l'handbike di Zanardi distrutta dopo l'incidente.
Chi è Alex Zanardi? L'Italia prega per il campione, è diventato simbolo di rinascita, qui in foto proprio il campione paralimpico, dai kart alla Formula 1 fino all'incidente, perse le gambe ma ha saputo ricostruirsi, si sente un miracolato e grazie all'ironia è diventato immune anche alle cattiverie, è stato anche per tanti anni presentatore televisivo sulle reti Rai del programma Sfide, anche testimonianze di altri atleti come Federica Pellegrini, devi mettercela tutta, Luca Pancalli, proprio del Comitato Paralimpico, sono sconvolto, confidiamo nei medici nella forza di Alex, e Giuseppe Conti, il Premier, Alex non mollare, tutta l'Italia sta lottando assieme a te. L'intervista proprio a Paolo Bianchini, che era con lui nel momento del tragico incidente, ridevamo insieme per la felicità, poi ho sentito un boato metallico, il racconto dell'amico, ha perso il controllo dell'handbike ed è finito nella corsia opposta, ha dichiarato. La situazione resta anche questa mattina dalle ultime news molto grave per quanto riguarda il campione paralimpico, la speranza che possa davvero esserci un miglioramento. Passiamo allora alle altre notizie, Covid a livello nazionale in primo piano, anche sul Messaggero, nuovi casi, segnali di allerta, ancora troppi in Lombardia, recita il Messaggero. Il report dell'Istituto della Sanità, Superiore della Sanità, fotografa il dopo lockdown, l'Istat al nord, cala l'aspettativa di vita, l'indice di trasmissioni nel Lazio è sopra il limite, la regione, focolai ormai chiusi, dichiarano proprio per quanto riguarda la situazione. Adesso Salvini intanto litiga con Lazio e Campania, non sa di chi parla, il dibattito politico relativo proprio al Covid. La strana estate, recita sempre il Messaggero, sole e mascherine, guida alle vacanze a prova di Covid. L'infettivologo Andreoni, partire si può e fa bene, l'importante è scegliere la meta giusta. Anche i raggi ultravioletti ci difendono, ha dichiarato. Dove andare? Mare o montagna? L'acqua salata non piace al virus, questo è un fattore sicuramente probante. Attenzione però agli assembramenti sul bagnasciuga, naso e bocca più protetti tra valli e boschi, dunque pro e contro di entrambe. Come viaggiare? In famiglia bene l'auto, sugli altri mezzi attenti alle lunghe distanze. Maggiori rischi in spazi ristretti come gli aerei, il rispetto dei criteri di prevenzione. Dove alloggiare, percorsi specifici, pulizie continue, codice di sicurezza per gli alberghi, una casa in affitto con i propri parenti e se si scelgono le strutture ricettive, obblighi precisi per la sanificazione. Questo è un po' il punto sul vademecum delle vacanze nell'era Covid. Trasporti nel caos, recita sempre il Messaggero, bus e tram senza controlli e i mezzi tornano affollati. Non funziona il distanziamento, lasciato alla responsabilità dei singoli passeggeri. Per treni aerei, dove serve prenotare, assembramenti per bagagli ed ingressi. Il coefficiente di riempimento non dovrebbe superare il 60% e i conducenti possono saltare le fermate. Intanto il virus a Pechino è arrivato dall'Europa, l'ipotesi ha viaggiato sui cibi congelati, queste le nuove analisi, in questo caso genetica, che rivela che il nuovo focolaio cinese è rientrato dall'ovest. L'OMS nel mondo, l'epidemia accelera. Questo per quanto riguarda appunto le notizie sul Messaggero. Sempre in primo piano, di carattere nazionale, invece sulla Nazione, la svolta dei virologi, i positivi non sono malati e il conteggio delle vittime è sbagliato. I nuovi contagiati non trasmettono più il Covid, gli scienziati concordano, rispetto alla prima fase i casi gravi sono scomparsi. Sotto accusa le statistiche sull'epidemia, l'infettivologo Bassetti, sui tamponi vengono forniti dati che non hanno senso. Questa è la nuova tesi da parte degli esperti. Misure nel mirino sono eccessive, usciamo dal tunnel della paura, dichiarano sempre gli esperti. Il confronto con l'estero, la Spagna ha smesso di contare i morti, ma da noi continua il bollettino di guerra. Questo per quanto riguarda il virus. La ripartenza invece e i suoi ostacoli, plexiglass e protezioni, ora è rivolta. Gli albergatori, i turisti non arrivano. L'accusa, spesi migliaia di euro per misure esagerate. Il bonus, una foglia di fico, dateci aiuti veri, chiedono proprio gli operatori turistici. Solo promesse, non ce ne traccia. La campagna all'estero va fatta subito, non tra alcuni mesi, sulla promozione fantasma. Basta paura, i clienti non vengono perché nessuno dice che l'epidemia adesso è finita. Anzi, si parla di seconde ondate. Questo è il grido d'allarme proprio di chi lavora con il turismo. E l'Istat calcola l'effetto coronavirus al nord. Perderemo 2 anni di vita. Nelle province più colpite
L'aspettativa è passata di fatti da 84 a 82 anni, contagi in lieve crescita rispetto alla settimana scorsa. L'Istituto Superiore di Sanità tranquillizza, la situazione è sotto controllo, eseguiamo sempre più test, hanno dichiarato. Il morbo intanto in Italia da dicembre è trovato nelle acque di scarico, la scoperta dall'ultimo studio ufficiale, questo. Dunque, per quanto riguarda le notizie di carattere nazionale, passiamo a quelle regionali, partendo dal Corriere dell'Umbria, che invece inizia con... Terni e il gruppo Marcegaglia che ci mette la faccia, ecco il piano per rilanciare l'AST. Il polo siderurgico è di fronte a un bivio, Antonio Demma, al vertice del gruppo leader mondiale nella trasformazione dell'acciaio, si presentano alla città. La curiosità, una città famosa per l'industria ma anche per la movida, questo dunque per quanto riguarda Terni. Il sindaco Latini ha parlato anche dell'esigenza di potenziare l'area a caldo e garantire l'unità del sito, manterremo alta l'attenzione sull'ambiente. Ambiente, dichiara il primo cittadino. I sindacati chiedono di fare presto sulla trattativa per la cessione di rimbalzo. E poi Sant'Egidio non decolla, qui si parla ovviamente della questione aeroporto, si attende l'ENAC. Dopo il volo su Tirana cancellato giovedì, domani a rischio un altro volo verso l'Albania e uno per Catania di Ryanair. L'aeroporto resta dunque fermo, lo scalo non ha ancora ricevuto l'autorizzazione da parte dell'ente, da chiarire anche le responsabilità del ritardo. Il ministro Paolo De Micheli approva l'apertura di 25 scali nazionali, ma Perugia al momento resta esclusa. E per la SASE un'altra grana arriva, anche la diffida dei sindacati. Le sigle dei trasporti lamentano una mancata convocazione al tavolo per rivalutare il ricorso alla cassa integrazione. Ancora dal Corriere, le riaperture, prenotazione e distanziamento in acqua, così le piscine riaprono in totale sicurezza. Da oggi quasi tutti gli impianti dell'Umbria tornano accessibili, regole severe anche per i parchi acquatici. La registrazione è obbligatoria, i gestori dovranno mantenere la lista delle presenze per 14 giorni. Ne abbiamo parlato ieri con il servizio sulla piscina di Gubbio che riapre proprio oggi. Ancora, sempre dal Corriere, il caso del quartiere Monteluce, le parole da parte del presidente del consorzio di quartiere Riccioni, serve soluzione ponte, la regione si faccia finalmente carico dell'impegno che si era presa, queste dunque le parole da parte di Riccioni. Passiamo invece alla Nazione, che apre con la movida e ciò che ha comportato per quanto riguarda le restrizioni Covid. Sigillato dalla questura il bar degli sciottini. Il caffè Vannucci è chiuso fino al 19 di luglio. Provvedimento adottato in seguito alle indagini sull'ultimo caso di violenza in centro. Più controlli, saremo inflessibili nel nostro compito di far rispettare le leggi specifiche, si legge proprio sulla Nazione. Le motivazioni per la chiusura, somministrazione di bevande alcoliche all'interno del locale. Intanto l'amica della 15enne incastra lo stupratore, convince gli inquirenti, il racconto della ragazzina a sua volta molestata. È stata la stessa amica a dare ascolto per prima alle parole della giovanissima, adesso il ragazzo sarebbe pronto a parlare raccontando la verità nell'interrogatorio. Intanto anche la Nazione torna sul quartiere Monteluce. Diteci voi se questo è un quartiere. Le voci del rilancio morto sul nascere. Il viaggio della Nazione in piazza Coppoli e dintorni. Il degrado c'è, la gente no. E i pochi che resistono hanno perso la speranza. L'ex policlinico ha lasciato spazio alla desolazione e ad una sempre più evidente carenza di progettualità urbana. Scrive proprio il quotidiano, con alcune foto che testimoniano davvero le pochissime persone che la Nazione ha fotografato, solo scorci ma pochissima gente, una Monteluce nel deserto. E ancora Monteluce, solo pochi giorni per non fallire. Il 30 giugno scade la moratoria, sfumata l'operazione individuata a gennaio, l'appello delle imprese ormai vicine al collasso. Qui in foto difatti un cantiere, l'accusa, le aziende attaccano duramente, l'immobilismo della regione, è indispensabile invece dare un segnale forte e tangibile o a pagare farà l'intera città. Intanto cantieri della cultura, 850.000 euro in Umbria. Lo Stato finanzia interventi di restauro in tutta la regione, da Perugia a Spello e Norcia. Ancora, il turismo da rilanciare, sempre della Nazione, arte al centro sull'asse Perugia-Siena-Firenze. In foto il sindaco di Perugia Romizzi, conference call operativa tra i sindaci Romizzi e De Mossi, gli assessori dei settori interessati, i direttori Pierini, Tirelli e Schmid. Questo per quanto riguarda dunque la cultura che fa da volano al turismo. E poi la rinascita, quegli alberi speciali sopravvissuti all'atomica. Evento dal forte valore simbolico, oggi a San Matteo degli Armeni sarà piantato un ginkgo biloba nato dai semi che hanno resistito
scusate, a Hiroshima, dunque, alla bomba atomica. La cerimonia avrà luogo alle 17 alle presenze delle autorità per un'iniziativa proprio dell'università. Intanto celebrazioni per il 20 giugno si comincia alle 10 dal borgo. Passiamo al Messaggero, sempre questione turismo in primo piano, ripartenza lenta solo weekend. Simone Fittuccia di Federalberghi ha dichiarato a giorni un pacchetto Umbria completo e settimanale, mentre Federico Tagliolini, agenzia di viaggio, un timido accenno di riavvio da parte del settore. Intanto il Codacons lancia un concorso tra 7 piccoli comuni. L'idea? Un pacchetto che tenga insieme cibo, vino, cultura e natura. La buona notizia invece, Città di Castello, Federico e Marta, sposi post-Covid. Don Giorgio Mariotti, Alerchi, anche 5 battesimi. Mentre Pian Grande via libera alla realizzazione di quasi 800 posti auto e spazi per i caravan. Qui proprio in foto la bellissima, il bellissimo panorama, visione panoramica di Pian Grande di Norcia, parere positivo dal direttore del parco Monti Sibillini alla comunanza agraria. Anche qui Consorzio Monteluce in primo piano sul Messaggero, 11 giorni per cercare di evitare il fallimento, l'allarme del presidente Riccioni, senza una soluzione ponte le imprese rischiano il crack, c'è la banca che dà credito ma la garanzia Gepafin è sparita, dubbi sulla tenuta del fondo Umbria, il caso resta quanto mai vivo. I dati intanto del Covid, RT a zero, contagio quasi annullato nella regione, anche se sono stati due nuovi casi nell'ultima settimana. Scuole, tecnici, edilizie e prof appesi intanto al distanziamento. Per quanto riguarda la questione scuole e quello che sarà anche il prossimo anno scolastico. Queste dunque le notizie in primo piano di carattere prima nazionale, abbiamo visto, e poi anche regionale. Continuiamo allora sempre con le notizie di carattere regionale, ripartendo dal Corriere dell'Umbria e da Perugia. Alcol ai minori, chiuso il caffè Vannucci, abbiamo già visto, il questore sospende la licenza per 30 giorni, ha venduto sciottine ai 15 anni la sera dello stupro avvenuto in centro. E poi anche qui la sentenza, strage del Broletto, medico di Zampi condannato a un anno in appello bis, sotto la lente di ingrandimento il porto d'armi dato proprio all'uomo. Ordinanza antiprostitute, multati 4 clienti sono i primi post lockdown, i controlli sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Perugia, nuove misure in vigore dal 12 giugno in seguito alla delibera del comune. E poi in aula 'Ndrangheta, operazione Infectio, udienza preliminare a Rebibbia, l'appuntamento davanti al giudice è fissato per il 3 luglio per quanto riguarda le infiltrazioni nel centro Italia. Anche in Umbria, assolto intanto per stalking ma socialmente pericoloso, un 43enne residente nel Perugino. Passiamo invece all'universo scolastico, nuovo edificio per l'Alessi al Pieralli, si lavora invece sulla sicurezza. La provincia investe più di 10 milioni sui plessi del territorio anche in vista del rientro di settembre che si spera possa essere tutto in presenza. Questo per quanto riguarda dunque le notizie di carattere ovviamente regionale. Ora vediamo anche quelle sulla nazione per quanto concerne proprio le ulteriori ultime che ci sono state tra Perugia e dintorni proprio nella giornata di ieri o comunque nelle ultime ore. Abbiamo visto la cronaca, ha fatto la voce grossa purtroppo con la fine del lockdown e purtroppo il caso più spinoso delle ultime ore, quello riguardante Gualdo Tadino, e un grave caso di cronaca, un orco che ha sequestrato, ha avuto abusi sessuali e poi anche di fatto tenuto prigioniera una donna per diversi giorni proprio per quanto riguarda la cronaca. A breve poi vedremo anche un servizio che riguarda l'aborto farmacologico, la situazione che ha visto proprio sotto questo punto di vista grande fermento proprio in Umbria, proprio per l'annuncio fatto da Donatella Tesei sul farmaco RU486. Ma parliamo proprio di sanità dalle pagine della Nazione. Medici specializzandi protesta in piazza, studenti camici grigi, la regione garantisca a tutti la formazione post laurea, servono più borse di medicina generale, qui proprio la manifestazione in Piazza Italia dinanzi a Palazzo Donini degli specializzandi in medicina, anche il momento dell'incontro con l'assessore alla salute Coletto.
La vera salute della comunità si fa con la presenza capillare sul territorio, bonus negato, per noi niente riconoscimenti nonostante l'impegno contro la pandemia. Dicevo dell'aborto, delibera Tesei, tre critiche e plausi, Pavanelli 5 Stelle in Parlamento, daremo battaglia, Gandolfini del Family Day, siamo grati alla Presidente. Poi vedremo proprio un servizio a breve. Segregata e violentata, il racconto dell'orrore, ve lo dicevo poc'anzi, Gualdo Tadino, la badante rumena, per 8 giorni prigioniera dell'uomo, poi la sua foto postata su Facebook, riconosciuta dalla figlia, qui l'avvocato Manduca che assiste proprio l'indagato. Ancora 8 comuni, summit in prefettura, rinnovati i patti per la sicurezza, abbiamo già visto in foto il prefetto Sgaraglia, corruzione, il giudice nella bufera, la secca difesa di Sdogati, mai avuti contatti con Bertoldi, il caso dei Togati che prosegue a Spoleto. Ancora le storie nere, 5 minorenni scoperti in un container, trovati dai carabinieri in un'area di sosta lungo la E45 a Todi, sono afghani, provengono dalla Serbia, soccorsi dal 118 e condotti subito al sicuro. L'autista del camion partito il 15 giugno era diretto in Campania. I ragazzini hanno già effettuato i tamponi e adesso attendiamo risposte, ha dichiarato l'assessore Alessia Marta, proprio del comune di Todi. L'inchiesta Infection, 'Ndrangheta in Umbria, udienze in aula bunker, in foto il pubblico ministero Sirleo, sarà celebrata al penitenziario di Re Bibbia di Roma per evitare assembramenti, gli imputati sono ben 95. E ancora da Perugia, jazz in centro ad agosto, presentato il progetto, palco in piazza 4 novembre e platea transennata con 250 posti a pagamento, Rea, Bollani, Paoli, Rava e i Fankoff tra i protagonisti, c'è anche il responso della prefettura. E poi gli interventi, cantiere sull'E45 tra Bosco e Resina, svincoli chiusi dunque per quanto riguarda la viabilità. Covid-19, registrati 2 nuovi casi, come abbiamo già visto nell'ultima settimana. Ancora dalla provincia, cantieri avviati nelle scuole, l'obiettivo resta la sicurezza, interventi al Pieralli in zona Elce Rimbocchi e poi contributi affitti, 300 domande, la cifra raggiunta in 2 soli giorni, soddisfatta l'assessore Cicchi qui in foto. Vediamo anche le ultime notizie di carattere regionale dal Messaggero. Messaggero che parla proprio di viabilità, della situazione delle strade a rischio nel Perugino, incidenti sempre negli stessi luoghi, i casi caldi sono l'incrocio di Canneto e San Girolamo dove l'incubo è la pioggia, subito interventi sulla sicurezza, segnalazioni ormai fatte da tempo, inascoltati gli appelli dei cittadini per un giro di vite non più rinviabile, scrive proprio il quotidiano. Con le strade, il comune, abbattete quei cinghiali, tante segnalazioni dei residenti, gli animali selvatici finiti anche nel cortile della scuola, come si evince da questa foto che riprende proprio due cinghiali nel cortile della scuola di Collestrada. Intanto il programma del 20 giugno, tutti gli eventi, e poi studenti premiati nel contest per il monitoraggio della dispersione idrica, mentre nasce un asse turistico con le città di Siena e Firenze per Perugia, come abbiamo già visto. Ancora, alcol prima dello stupro, chiuso il bar, scatta lo stop al caffè Vannucci, anche gli sciottini e i ragazzini la sera della violenza, sotto la lente di ingrandimento, la polizia mette i sigilli al bar di Piazza della Repubblica, 1 mese di porte chiuse, la guerra in centro contro gli eccessi, che dunque continua, il questore dal suo conto dichiara saremo inflessibili. Strage del Proletto, condannato medico, firmò il certificato per il porto d'armi all'esecutore proprio della strage, questura, c'è un numero WhatsApp per i contatti con l'ufficio immigrazione. Questo dunque per quanto riguarda anche le notizie sul Messaggero di carattere regionale. Noi chiudiamo la pagina regionale e apriamo quella comprensoriale con una notizia un po' a metà proprio tra i due aspetti, parliamo però di fatto di una questione che riguarda l'intera nazione, quella dell'aborto farmacologico, è in programma proprio per domani una manifestazione contro la decisione fatta dalla giunta regionale sulla pillola abortiva RU486, ne abbiamo parlato ieri nel nostro TG, vediamo. L'appuntamento è dato. Domenica 21 giugno alle ore 17 in piazza 4 novembre a Perugia si riunisce in un flash mob l'Umbria di chi dice no alla delibera della Presidente della Regione Donatella Tesei che impone il ricovero ospedaliero di 3 giorni alle donne che decidono di interrompere la gravidanza con l'uso della pillola abortiva RU486. Da Gubbio a lanciare l'invito ad esserci con la propria voce e la propria presenza è la Presidente della Commissione Pari Opportunità Giorgia Gaggiotti. Il movimento che è nato, RU2020, Rete Umbra per l'autodeterminazione, vuol proprio dire questo, basta la politica sul corpo delle donne, le donne hanno diritto di scegliere per se stesse, esattamente come gli uomini,
Quindi è inutile continuare questa guerra e questa lotta. Le donne di oggi non si arrenderanno mai più a fare passi indietro, vogliono soltanto andare avanti, vogliono che la 194 sia applicata per intero. La questione è nota ed ha suscitato una sollevazione popolare. La presidente Tesei, nel vietare il ricorso al day hospital per abortire, favorendo invece la ospedalizzazione della donna, ha di fatto sposato la tesi del movimento del Family Day del senatore leghista Pillon, che è stato il primo applaudire alla delibera. Le opposizioni hanno parlato di un pegno pagato dalla giunta Tesei al sostegno elettorale del movimento Family. Tesei ha smentito dicendo che l'ordinanza nasce solo dalla volontà di tutelare la salute della donna, garantendole sicurezza sanitaria ed assistenza nel momento dell'aborto, cosa che l'ospedale può garantire appieno. Eppure in tutto il mondo l'uso della pillola abortiva avviene oggi principalmente in day hospital, poiché è ritenuta sicura nei suoi effetti, senza rischi per la donna. No, non serve per tutelare la salute della donna metterla in ospedale tra i donni per una mestruazione abbondante, perché anche su questo vorrei proprio essere chiara stamattina, e grazie che me ne date l'opportunità. La pillola abortiva, l'R486, nel mondo viene ormai utilizzata da moltissimi anni, no? Quindi abbiamo esperienze scientifiche, esperienze pratiche, abbiamo società scientifiche che consigliano l'R486 come un modo buono quando c'è una gravidanza indesiderata da poter usare per interrompere quella gravidanza. È un metodo buono, che vuol dire che non va contro la salute della donna, è una mestruazione abbondante che arriverà dopo qualche giorno alla donna, e quindi quando la donna sarà a casa tra le sue mura domestiche dopo che ha preso l'R486, considerate che io l'ho somministrata, quindi io so bene di che cosa parlo. Nessuna donna mi ha detto, dopo che è tornata a casa o dopo che io l'ho rivista in ambulatorio, che era spaventata dalla perdita ematica che aveva avuto e comunque era stata male a casa o si era sentita sola. A casa abbiamo intimità, a casa abbiamo le nostre persone care, abbiamo chi ci assiste, abbiamo l'ostetrica di riferimento che ha lasciato a tutte le donne che fanno l'R486 la possibilità di essere chiamata sempre, notte e giorno ovviamente, perché comunque l'R486 può dare una mestruazione abbondante, per cui chiamare l'ostetrica, avere dei numeri di riferimento è importantissimo, avere possibilità attualmente di che cosa? Di un collegamento Skype, l'abbiamo dato a tutte le donne che hanno fatto l'R486 in questo periodo Covid. Nessuna donna è rimasta male da questo servizio. Costringere la donna al ricovero ospedaliero ha i suoi effetti collaterali se si prova a capire chi sono le persone che usano la pillola abortiva. Spesso sono donne indigenti che non possono pagare la contraccezione, giovanissime senza alcuna informazione preventiva sul sesso, che si ritrovano ad affrontare una gravidanza non voluta e a volte non condivisibile con la famiglia, donne provenienti da contesti familiari problematici, ai limiti a volte della legalità. Per molte di loro l'aborto in casa è una questione di privacy che il ricovero in ospedale non garantisce, favorendo al limite anche l'aborto clandestino con kit acquistabili online. Ma l'ospedalizzazione della donna è da non perseguire nemmeno quando la stessa sia in condizioni non disagiate psicologicamente, dicono gli esperti. Ritrovarsi in un reparto ospedaliero dove nascono bambini può essere devastante. L'ostetrica non può stare con te tutto il giorno in una camera da sola, quando tu sarai solo in una camera tutto un giorno, tutto il secondo e tutto il terzo. Chi c'è con te? Chi ci può essere se hai bambini piccoli a casa o se sei una ragazza giovane che non vorrebbe dirlo a casa di quello che ha fatto? Perché non tutti abbiamo i coraggi talvolta né di portare avanti una gravidanza, perché non possiamo, e né talvolta proprio di dover dire non ce la faccio. Lasciamola questa libertà, le donne hanno bisogno infinito di questa libertà. Da qui il movimento del no alla delibera della Tesei, che ha già raggiunto solidarietà da più parti e che mira domenica a porre la presidente davanti all'univoca scelta di regredire dalla sua posizione. L'Italia è indietro, ma la politica fa quello che il popolo chiede. Se il popolo chiede di essere ascoltato su questi argomenti, faremo dei passi avanti. Dobbiamo tutti essere convinti che il bene delle donne sia il bene di tutta la società italiana, non soltanto di una parte. Queste dunque le parole da parte delle dirette interessate sul caso della pillola RU486. Abbiamo sentito domani una protesta prevista, un flash mob previsto proprio in piazza 4 novembre a Perugia contro la delibera regionale firmata dalla governatrice Tesei. Questo ci fa aprire la pagina dei comprensori.
per quanto riguarda invece in questo caso Corriere dell'Umbria e la zona lacustre, Castione del Lago. Le vendite online ci hanno salvato, l'abbigliamento si riprenderà. Le parole sono di Alessandro Camilloni, titolare di 4 negozi tra Umbria e Toscana, che è ottimista. Intanto a Magione, strada di Case Nuove, troppo pericolosa. Le parole da parte del consigliere comunale di minoranza Rubeca, intervenire, servono semaforo e segnaletica. Passiamo a Assisi, tavoli all'aperto, chiuso Corso Mazzini. Scattò oggi la sperimentazione per favorire la ripartenza, che anche nella città serafica continua ad arrancare. Invece da Marciano, Sisma 2009, nuovo finanziamento. L'assessore Francesca Borzacchiello: in questa maniera vogliamo favorire il ripopolamento del territorio. Modificata la norma in commissione regionale per 392 proprietari, altra possibilità di presentare domanda per ulteriori risorse dunque, mentre a Todi opposizione ancora all'attacco sul futuro della struttura di Pantalla, che è stato centro Covid nei recenti mesi di epidemia. Da Città di Castello, i sindaci rinnovano il patto per la legalità. Intesa sottoscritta con il prefetto Sgaraglia per prevenire eventuali infiltrazioni mafiose nel territorio. In foto proprio Sgaraglia assieme al sindaco di Città di Castello Bacchetta e Pietralunga, protocollo d'intesa sul controllo di vicinato. Mentre sempre a Città di Castello, lavori Enel, Rione Prato senza energia elettrica. Ancora da Umbertide invece, riapre la piattaforma e diventa arena. Chiuso da gennaio 2019, il punto di ritrovo dei giovani torna in funzione il 28 giugno per ospitare proiezioni di film all'aperto. Si comincia con i Vitelloni, il ricordo di Fellini e Sordi, l'assessore Pierucci è il luogo ideale dove ritrovarsi in estate. Questo dunque dall'Alto Tevere. Passiamo allora a Gualdo Tadino. La notizia di cronaca: segregata in casa e violentata per giorni, l'arrestato nega ma resta dietro le sbarre. L'abbiamo trattato ieri nel nostro TG, è stata rinvenuta anche la cintura con cui la donna era stata bloccata nel ritrovamento. Ancora da Gualdo Tadino, da oggi torna la ZTL in centro, ad agosto cambierà intanto di nuovo. Mentre a Gubbio il parcheggio di San Pietro è da completare, inaugurato 4 anni fa, non è ancora finito. L'assessore Piergentili: prevedo tempi lunghi, ha dichiarato. Pulizia, muffa e cattivo odore, l'amministratore: interverremo. Mentre ricordiamo che l'epidemia ha fatto saltare a Gubbio la fiera di San Giovanni, che era prevista per il 24 giugno, e la presentazione Storie in tempo di Covid in un libro ci sarà oggi alle ore 11 questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Presidenziale, residenza comunale. Il libro, appunto, Il filo della speranza, di Massimo Boccucci, del giornalista egubino Massimo Boccucci, e Tiziana Zeppa, con 39 racconti egubini raccolti in 18 capitoli e 170 pagine, che raccontano proprio quello che è stato il virus e coloro che sono riusciti a essere resilienti adesso. Ancora parlando di Foligno, movida molesta, urla e bottigliate contro una vettura, scorribanda nel cuore della notte, danneggiata agenzia immobiliare, il titolare: dopo la chiusura dei negozi qui è terra di nessuno. L'appello invece: serve un maggior coinvolgimento dei residenti in sede decisionale. Il rappresentante del Comitato dei Cittadini, Laureti, dice la sua sul tema. Ancora da Foligno: vigileremo sulla ripartenza dell'ospedale. La richiesta di attivare quei servizi essenziali che devono essere garantiti ai cittadini. L'appello di tutti i sindaci dell'ambito 8 per la riorganizzazione dell'attività del nosocomio dopo l'emergenza Covid. Andiamo a Spoleto. Rateizzazioni: non c'è accordo in commissione. Delle proposte di Confcommercio, Confartigianato, CNA e Conspoleto se ne parlerà martedì nel Consiglio Comunale. Intanto premiati gli angeli della solidarietà, un attestato per i volontari che si sono alternati per 71 giorni al centro operativo comunale. Andiamo invece a Terni. Alluvione: danni arrivati a 2 milioni. I sindaci dei comuni interessati dalla bomba d'acqua dello scorso 8 giugno chiedono lo stato di emergenza e aiuti concreti. Molte aziende già in crisi dopo il Covid non ce la faranno a riaprire. Mentre raid vandalico contro la sede di Fratelli d'Italia Terni, presa di mira la targa del partito, ma i dirigenti avvertono: non ci lasceremo intimidire. Ancora, sempre da Terni, il commercio del centro si mette in vetrina online, nasce un Amazon Ternano. L'associazione che raggruppa 300 esercenti del cuore della città si struttura per un e-commerce, marketing territoriale e anche servizi di informazione. L'accordo è stato sottoscritto con 2 ditte locali del settore digitale per gestire proprio il portale. Mentre dalle cascate delle Marmore, 2 giovani escursionisti che erano proprio in visita alle cascate, soccorsi in un dirupo al parco della cascata, sono stati ritrovati dagli operatori del SASU grazie al sistema SMS locale. Ok,
Educator. Il caso San Gemini, presidio dei lavoratori, proclamate 2 ore di sciopero, solidarietà dei parlamentari e forze politiche all'iniziativa proprio alla lotta per il lavoro. E poi ancora da Terni, le opere di Simona sulle mascherine portano sorrisi al reparto di oncologia. Simona Angeletti, che ha stampato sulle mascherine dei disegni artistici, un'artista ternana che dona, che da 30 anni dona i suoi quadri per abbellire gli ambienti dell'ospedale. Mentre ancora qui la questione alcolici minorenni, licenza sospesa a un locale del centro, anche a Terni. Passiamo ad Orvieto, ospedale, anche durante l'emergenza garantiti i servizi essenziali agli utenti. L'USL Umbria 2 ha reso noti i dati dell'attività di questi ultimi mesi, caratterizzati proprio dalla pandemia. Attenzione particolare ai pazienti oncologici e alle disabilità gravi. A Narni, viadotto chiuso, controllati 525 tir in soli 2 giorni, elevate ben 92 multe. Questo dunque per quanto riguarda le notizie comprensoriali proprio sul Corriere dell'Umbria. Passiamo a quelli invece della Nazione. Da Paciano, dunque, anche qui zona del Lago Trasimeno, multe, il giudice di pace gela il comune, le sanzioni elevate con lo speed scout, scusate, non sono valide, mancherebbe l'autorizzazione prefettizia all'utilizzo dell'autovelox. Ora bisognerà vedere se l'ente pubblico deciderà di fare ricorso almeno su un punto di quelli contestati. Mentre il centauro morto a Magione si indaga per omicidio stradale, la consigliera comunale Breccolenti, una strada pericolosissima, necessario un confronto con la regione. Ad Assisi, noi tassisti con le gomme a terra. La categoria è fortemente penalizzata dall'emergenza Covid, chiediamo interventi di sostegno. Siamo in 28, situazione difficile, proporremo di avere la possibilità, ad esempio, di non pagare la TOSAP. Andiamo invece a Gubbio, riaprono museo civico e piscina, qui la foto tratta proprio della giornata di ieri, oggi riapre la piscina con il gestore, il presidente della società Azzurra in mezzo, Alessandro Volpi e l'assessore Damiani alla sua destra e il sindaco Stirati invece alla sinistra dello stesso Volpi. Le parole proprio di Stirati allo studio e l'organizzazione del Palio della Balestra a Gubbio San Sepolcro per il 14 agosto, sarebbe un suggestivo mix con il Palio dei Quartieri. Sono stati fatti interventi di sanificazione, le aree solarium e verdi hanno distanziamento tra gli ombrelloni, dunque ci si potrà tuffarsi in grande sicurezza alla piscina di Gubbio. Intanto sempre a Gubbio, centro per l'impiego, chiusura e disagi, non si può utilizzare neppure il telefono e cresce la protesta da parte degli utenti. A Gualdo Tadino, eventi dell'estate gualdese, così cambia la viabilità. L'assessore Barbara Bucari qui in foto, cartellone in via di chiusura, invitiamo anche i privati a integrare il programma. Mentre non c'era Umbra, il Palio non ci sarà, si stanno studiando idee per riempire il vuoto. Passiamo allora a Città di Castello, messa in ricordo delle vittime del Covid. Il vescovo Canciani in foto prega davanti all'ospedale insieme a medici, infermieri e associazioni. Il sindaco intanto dichiara solo 2 restano i positivi. Ancora da Umberti, della piattaforma che diventa un cinema all'aperto, l'abbiamo già visto, mentre a San Giustino sedie, elettrodomestici e vetri lungo le strade. Verso Parnacciano, di fronte alla galleria della Guinza, hanno abbandonato anche un frigorifero in disuso. A Foligno, ospedale, ritornare alla piena operatività. L'appello dei sindaci, ripensare un nuovo modello sanitario regionale in cui venga potenziato il ruolo centrale proprio del nosocomio. Sempre a Foligno, minaccia l'ex compagna, la figlia giovane finisce ai domiciliari. Mentre passando a Bevagna, dunque sempre nella zona tra Foligno e Spoleto, dove si celebra la kermesse delle gaite, c'è la prima donna console proprio per quanto riguarda il mercato, il famoso mercato delle gaite. Eletta Francesca Tasselli, qui in foto, la manifestazione fa parte della mia vita da quando ero bambina, dichiara proprio dunque la prima donna console del mercato delle gaite. La testa e gli animi di tutti sono già al 2021, quest'anno e difatti non ci sarà il consueto evento a Bevagna, farà di sicuro l'anno della rinascita, dichiara la nuova console Francesca Tasselli. Terni, AST a Marcegaglia, i sindacati restano cauti, ci vuole un piano industriale, intanto in atto una pericolosa ristrutturazione, essenziale l'intervento del governo per difendere un sito di interesse nazionale. Parla anche il sindaco Latini, a questa città servono lavoro, sviluppo e investimenti dunque. Mentre ad Orvieto, operaio in cassa, lo aiuti il datore di lavoro. Leonello Calderini,
qui in foto a una falegnameria d'Orvieto, uno dei miei dipendenti in 3 mesi ha percepito solo 388 euro, così non si può vivere. Solidarietà, ho fatto richiesta del bonus di 600 euro, quando è arrivato l'ho diviso con lui. Bellissimo davvero questo gesto che arriva da Orvieto, mentre sempre Orvieto è morto l'ex sindaco Bergami, Antonio Bergami, medico psichiatra in servizio al servizio di igiene mentale della USL. Questo per quanto riguarda le notizie dunque anche sulla Nazione. Torniamo al Messaggero, sempre dai comprensori. A Todi, i carabinieri salvano 5 ragazzini afghani, erano stipati in un container trasportato da un tir, abbiamo pagato 2.500 euro per il viaggio verso l'Italia. Sono minorenni, destinazione era la Campania, partiti dalla Croazia, il camionista ha sentito strani rumori e ha chiesto aiuto, poi la sorpresa. Intanto a Gubbio oggi riaprono museo civico, funivia e piscina, lo ricordiamo, ad Assisi un vertice per l'hotel Subasio, mentre a Magione dopo il mortale chiesti interventi anti-velocità. Passiamo allora a Foligno, violenza di genere contro l'ex compagni, carabinieri arrestano giovane straniero. Prese di mira per un lungo tempo la donna e sua figlia, minaccia anche ai loro conoscenti e spunta anche un coltello. Per l'uomo è stata disposta la detenzione domiciliare, diversi gli episodi contestati di maltrattamenti e minacce. Ancora la città che non va, spaccata, bottigliate la vetrina dell'agenzia immobiliare Messini, sempre nel Folignate. A Spoleto, strade nel degrado, la Lega bocci il piano di manutenzione comunale. Gruppo consigliare critico, rammaricati per il mancato confronto in maggioranza, scontenti anche gli abitanti di alcune frazioni che restano tagliate fuori. Dunque questo da Spoleto, e per l'emergenza Covid intanto premiato l'esercito dei volontari, attestato a ben 131 operatori spoletini. Da Terni ancora Marcegaglia che vogliono l'asta, Matisse non si sbilancia, quindi maltempi, comuni colpiti, troppi danni, ci serve aiuto. Qui una foto proprio di Avigliano, uno dei comuni più colpiti dalla recente ondata di maltempo. Ancora il preside Guerrini lascia, parlando dell'universo scolastico ternano, come è cambiata la scuola. Ha fatto parte di una generazione testimone di profonde mutazioni, le varie riforme ci hanno allontanato sempre di più dai bambini e dalle aule, con i docenti c'era un contatto diretto che è venuto meno, le visite in classe servivano a dare un riferimento. Intanto i cuori del lockdown invadono le vie della città, realizzati durante la quarantena, arrivano anche da Milano e Catania, corredati da frasi di incoraggiamento. Questa è l'iniziativa nel Ternano. Ancora da Terni, nomine, scelta sbagliata per tutta la comunità, mancano le quote rosa. Donzelli, ordine dei medici, Terni ha sfamato l'Umbria per decenni, ora ha bisogno di terziario. Questo dunque il punto anche dai comprensori. Ora ci fermiamo un attimo, poi torniamo con la seconda parte di rassegna, cultura, spettacoli, intrattenimento e sport in primo piano.